nostro rilancio della strategia deve durare almeno 50 anni, non vogliamo essere da meno dei nostri genitori. Mi auguro un gran bel giubileo al cielo. Onestà, generosità, solidarietà, unione familiare. Questi i fondamentali principi di Romeo Raimondi. Oggi l'RCM compie 50 anni e sono certa che il merito è proprio mio. Sì, è così. E pensare che Romeo, a metà degli anni 60, mi chiamava Carriola, ma questa Carriola ha risollevato l'RC, trasformata in RCM, appunto da 50 anni. Ora i sette Raimondi sono con me e da quanto ho capito lo saranno anche in futuro. Beh, la storia è questa e questa sono io, la R700. Alle fine degli anni 60, l'azienda di mio padre, che si chiamava RC, eravamo a Modena. Nel 64, quando abbiamo deciso di venire a Casinalbo, abbiamo avuto il problema che era pieno di polvere. Abbiamo trovato che c'era un'azienda di Castelfranco che vendeva una macchina per la pulizia. Era una motoscopo. Ha pulito mezzo capannone, c'eravamo io e mio fratello, siamo stati stupiti perché puliva e non faceva polvere. E ho visto che in America e in Germania costruivano delle macchine che servivano proprio allo scopo. E con la nostra esperienza dal punto di vista meccanico abbiamo cercato di fare una macchina più o meno simile come modello, però migliorando alcuni particolari come per esempio i filtri, la trasmissione, e l'abbiamo fatta. Era una persona per me eccezionale perché poi non è più conosciuto una persona con queste capacità, perché lui era metà computer e metà un prototipatore rapido. Praticamente elaborava le cose che noi gli dicevamo che dovevano essere progettate, fatte, ti realizzava un prototipo che normalmente andava benissimo da solo. Prima idea era di fare una macchina per risolvere il nostro problema. Non nascondo che in quel momento stavamo guardandoci attorno per vedere se c'era un'alternativa al nostro lavoro. Il mio fratello dice: ma perché non proviamo a farne? Perché visto che vanno così bene, costano un milione, secondo me ci potrebbe essere il modo di venderle qualcosa. Nel 1967 ero ancora all'università, la mia vita si svolgeva al di fuori dell'azienda. Non ho dato nessun contributo di nessun genere a questa formazione, è tutto merito di Roberto, che ha avuto l'illuminazione, l'idea, chiamiamolo come vogliamo, e di Renzo, che da buon ottimo tecnico lo ha seguito e ha realizzato quello che Roberto aveva in mente. È grazie a loro che l'RCM è diventata quella che è diventata, sono loro i protagonisti di questa storia. Allora, per alcuni anni abbiamo costruito questo modello. Quindi nasce un RCM con il carico anteriore. Questo sistema però ha dei limiti. Quando noi abbiamo fatto la prima macchina piccola, abbiamo ribaltato completamente la tecnologia che fino a quell'ora era stata utilizzata. L'abbiamo fatta col carico posteriore, piccola, e col carico non c'era. E abbiamo realizzato la R500. L'abbiamo inventata noi, non esisteva. Ce l'hanno copiata tutti. E le hanno diffuse in tutto il mondo. E quelle grosse, molte cariche andavano avanti. Contenti loro. La prima motoscopa al mondo avere un telaio stampato. E il contenitore, che era fatto praticamente esattamente come una conchiglia, brava, perché ci sembrava un bel nome. Nel mondo, fa 25 anni, non aveva nessuna ditta che fabbricava una gamma di motoscopi come la RCM.
E quando abbiamo cominciato a capire quali fossero i problemi di una lasciuga, che è vero che non ha il polo, ma ha l'acqua. Con l'avvento di Zoppetti, che portò appunto la sua esperienza, RCM costruì tra il 98 e il 99 la sua prima gamma di macchine completamente progettate e prodotte in RCM. Gli italiani hanno imparato molto in fretta a costruire buone macchine per la pulizia industriale. Hanno costituito nel 1981 Afidamp, e Afidamp ha fatto a sua volta nascere Pulire, che è diventata una delle fiere più importanti del mondo, seconda soltanto a Issa Interclean. Delle nostre grandi fiere importanti nel nostro settore di Interclean di Amsterdam, abbiamo avuto un'idea che può sembrare balzana, ma che ha avuto poi successo, ed è stata quella di non presentare macchine ma realizzare un campo da golf. Il fatto di fare questa cosa, per esempio, testimonia della ricerca di uno stile originale sempre collegato a fatti che richiamino un approccio al lavoro, alla vita, non di far pesare il fatto che se noi siamo lì in fiera e non presentiamo tutte le nostre macchine, non vuol dire che stiamo andando male, anzi vuol dire che stiamo andando bene, vuol dire che siamo felici di vivere, che siamo felici di mostrare delle cose un po' curiose, di parlare con la gente, di invitarli. Ecco. Quella tecnologia che avevo preso in quegli anni che abbiamo fatto le macchine in movimento terra ci è servito moltissimo per sviluppare le macchine per l'operatore a bordo. Era un esercizio importante. L'idraulica come idraulica, diciamo, sulle macchine in movimento terra è nata a Modena. Un'attenzione, direi, verso l'ambiente RCM l'ha sempre dimostrato. Afidamp ha lavorato attivamente e moltissimo nella definizione di questa direttiva, che tutt'oggi vengono disattesi nella maggior parte dei casi. Ciò alla fine che costa meno viene sempre preferito a ciò che è più green. Il mercato non è ancora pronto, a nostro avviso, per queste tecnologie qua. Come immagine assolutamente ne guadagniamo, perché chiaramente essendo un'azienda innovativa sei un riferimento. Dobbiamo fare delle macchine intelligenti. Invece se noi formassimo delle persone appena un pochino più motivate, non più intelligenti, perché di intelligenza ne hanno più che sufficienza, appena più motivati a condurre bene queste macchine, noi avremmo risolto un sacco di nostri problemi come costruttori, perché la macchina non funziona, perché eccetera eccetera. E perché una persona motivata si sa benissimo che fa funzionare mille volte meglio di una macchina che hai progettato perché non si rompe, perché tanto le macchine si rompono. Andiamo avanti o no? La famiglia azionista, quando è fatta da parenti, è certamente litigiosa, dunque pericolosa per la società stessa. Nessuno dei quattro ha avuto dubbi su questo cambio generazionale. Non ci abbiamo pensato neanche lontanamente di andare via. E in maniera concorde abbiamo deciso di voler continuare e rilanciare l'attività di RCM. Il ruolo della famiglia e l'esempio che abbiamo avuto è stato, credo, fondamentale. Ho più soggezione dei piccoli, sì, che dei senior. Cioè sono come i nonni, diciamo. Con MacroClean è una sfida per noi molto, molto interessante. Abbiamo preso coraggio nell'entrare in questo settore perché è comunque una macchina che si rivolge al 50% anche al mercato industriale, quindi è un settore molto più conosciuto e attinente al nostro core business. Sono sicura che noi, non dico che possiamo arrivare ai livelli del nostro concorrente, ma secondo me sì.
I numeri dicono che abbiamo 28 modelli in oltre 80 versioni. C'è sempre una rossa fatta apposta per te, il riassunto della nostra produzione attuale e futura. Combo è la prima combinata compatta grande prodotta da un fabbricante italiano, coniuga la possibilità di un unico passaggio sia di spazzare che di lavare. In questa macchina abbiamo espresso la nostra storia sia di fabbricanti di spazzatrici sia di fabbricanti di lavapavimenti. Credo che le ultime macchine, partendo dalla Mega, Mega 1 e Mega 2, lì abbiamo avuto un importante cambio di rotta sulla progettazione e sulla realizzazione del prodotto finito. Successivamente è nata la Tera. La Tera credo che sia un nostro fiore all'occhiello. E sicuramente anche le ultime, perché essendo le macchine più piccoline, macchine compatte, anche qui una macchina semplice, però ci abbiamo messo tanto del nostro e i risultati ci stanno dando ragione. Dunque, oggi la nostra produzione attuale non risente di nessun complesso di inferiorità nei confronti di nessuno. Noi siamo arrivati a fare delle macchine che sono molto robuste e molto valide, di conseguenza costano di più di molte altre che si trovano sul mercato, perché sono fatte con dei materiali, con dei principi, diciamo, più di economia. Sicuramente bisogna migliorare nell'efficienza e nella rapidità del servizio. La passione, diciamo, che sicuramente è quella dei motori. Ho coinvolto anche i miei fratelli, tanto Roberto come Rovolo. La tradizione di famiglia era sull'automobilismo, il risultato facile è seguire i passi fatti dai nostri genitori. Abbiamo fornito delle nostre macchine, la pista di Monza, la pista di Imola, le prime volte venivano prese un po' supportate. Poi ci sono resi conto che effettivamente davano un contributo molto importante alla sicurezza, dopo ce l'hanno richiesta. Sono in tanti, era in bondi. No, non sono troppi. Io ho sempre avuto a che fare con Renzo, perché lui è più da ufficio, cioè poi sono molto a contatto con Raffaele, Riccardo, Raimondi, anche Raimondo ogni tanto, il signor Romolo, il signor Roberto ogni tanto, viene a fare delle serie di domande anche il signor Roberto. Ci vorrebbe un capo solo. No. Discussione infinita, poi alla fine della riunione dice: beh, adesso non dà a mia maniera, signore, questo è meraviglioso. Io non avevo mai incontrato una famiglia di questo tipo. Andiamo a casa a mangiare.